Io volevo leggervi qualche dato, perché da giugno 2014 a settembre 2018 il Comune di Cremona, col suo ufficio progetti, che ringraziamo, e con tutta la giunta coesa a costruire questi progetti, ha presentato 157 progetti in generale. Di questi sono stati finanziati 139, per un totale di 18.690.000 euro ottenuti. Di questi progetti, il 22,5% sono progetti arrivati direttamente dall'Unione Europea. Questo dice com'è importante l'Unione Europea anche per il finanziamento di progetti e di buone idee sul territorio. Questo dice quanto buon lavoro sia stato fatto a Cremona per intercettare fondi, portare soldi, realizzare idee, realizzare progetti. Questo dice che bisogna continuare su questa strada facendo un salto ulteriore, che è quello di, come abbiamo sempre detto e cercato di fare, mettere insieme le forze, cioè fare sinergia. E in questo caso, grazie all'idea di ANCI Lombardia, noi mettiamo insieme, noi e la provincia mettiamo insieme le nostre forze, i nostri uffici progetti, le nostre idee per costruire progetti a favore del territorio di Cremona, della città di Cremona e di tutte le città sulla nostra, che sono, si trovano nella nostra provincia, per costruire progetti che vanno a favore dei cittadini, delle imprese, dell'economia e della cultura. Con un'idea fondamentale che è questa: il rapporto con l'Unione Europea è importante, servono territori protagonisti e attivi, servono territori uniti, comune e province insieme, dentro questo progetto di ANCI, rispondono a queste esigenze. Siamo come provincia di Cremona, come dire, abbiamo visto favorevolmente questa proposta che ci è stata fatta da SEAV, da Regione Lombardia, da ANCI Lombardia, dalla provincia di Brescia, per avviare questa collaborazione che darà la possibilità ai comuni, anche ai piccoli comuni, quindi di poter accedere a queste fonti di finanziamento europee ed avere comunicazioni su questi bandi europei. In questo caso la provincia si appropria del ruolo che gli è stato dato dalla riforma del Rio, quindi di casa dei comuni. Provincia di Cremona abbiamo 115 comuni, di cui solo 12 sopra i 5.000 abitanti e solo 27 sopra i 3.000, quindi tutti gli altri sono sotto i 3.000. Quindi pensando a quale difficoltà potrebbero avere sia in termini di risorse, cioè di numero di risorse, ma anche di competenze a poter accedere a questi servizi. Quindi è chiaro che questo progetto diventa importante soprattutto per i piccoli comuni, per poter dare alla popolazione, soprattutto ai nostri comuni, le medesime opportunità che sono date a tutto il resto del territorio. Quindi, ripeto, vediamo favorevolmente questo progetto.